Benvenuti a Bovisio Masciago, 11 maggio 2014, festa della mamma, 45esimo trofeo Ugo Frigerio, gara organizzata dalla polisportiva Bovisio Masciago, sezione atletica, settima prova su strada del trofeo Frigerio di marcia. Già sono iniziate le prime manifestazioni con la partenza alle ore 9 della camminata non competitiva. Seguiranno alle ore 10 l'inizio delle gare competitive con la categoria esordienti, alle 10:15 la partenza della categoria ragazzi e ragazze, 10:40 categoria cadetti cadette, a seguire 11:10 partenza degli allievi allieve, 11:40 l'ultima gara per gli assoluti junior, promesse senior e master. Adesso vi faccio visualizzare il programma gara. Perfetto, la gara si svolge in un circuito cittadino pianeggiante di circa un chilometro, dovrebbe essere un chilometro e 27 metri, da ripetersi più volte a seconda delle gare. Le premiazioni saranno per i primi 6 classificati di ogni categoria maschile e femminile. Per quanto riguarda la classifica a squadre, saranno premiate naturalmente le prime 3 società classificate. Vediamo adesso che continua la camminata non competitiva, che sta arrivando al suo ultimo giro. Gli atleti, corridori, marciatori, un po' di tutto c'è quest'oggi, hanno compiuto 4 giri per circa 4 km. Potete vedere passare 2 persone che sono più marciatrici che corridori. I primi atleti si stanno già iscrivendo presso la segreteria della manifestazione per le gare successive. La giornata non è splendida, però sembra che il tempo riesca a tenere, quindi penso che si possa gareggiare anche nelle condizioni ottimali, temperature intorno ai 16-18 gradi. Siamo all'arrivo. Il vincitore è arrivato. Chiami Federico. Complimenti, un applauso a Federico che ha vinto questa non competitiva. Anche se non è competitiva. Anch'io ho finito. Ma Ciottini, scusa. Chi se ne frega? Dietro, ok. Il secondo è arrivato, anche il secondo, complimenti, ti chiami? Marco, complimenti a Marco, Federico vince, Marco secondo, e vediamo chi sarà. Se chi sta visualizzando vuole anche commentare, ho il tempo di rispondere in questo momento, anche perché abbiamo una mezz'oretta di buco prima della partenza delle gare di marcia vere e proprie. 1, 2, 3, prova. Abbiamo qualche problema tecnico, sul cambiato di ambiente, ci vedremo, ma faccio lo stesso. Thank you.
molto. Vediamo che si stanno svolgendo gli ultimi giri per gli atleti camminatori. Con molto piacere ho potuto riscontrare la presenza anche di una piccola squadra svizzera di Monté, con dei piccoli e giovani atleti che vengono a fare rendono questa competizione internazionale. Passare in questo momento Nicole Colombi, che si è divertita a partecipare a questa non competitiva, lo sta interpretando come un riscaldamento. Beh, certo che lei marcia e gli altri camminano. Io a questo punto vi lascio per il momento, ci sentiamo fra mezz'ora per la partenza della gara esordienti.
Intanto i camminatori stanno terminando la manifestazione, ultimi preparativi, appuntamento fra 30 minuti con la partenza delle gare esordienti. Saluti a tutti!